divario oppure un disagio. Disagio tra quanto abbiamo ascoltato, celebrato in una liturgia domenicale e la realtà, il quotidiano. Il quotidiano spesse volte sembra smentire quanto abbiamo accolto, ascoltato, celebrato. Ed è allora ci si trova spiazzati, ci si trova, potremmo dire, in una situazione quasi di rottura. Sono stato in chiesa, ho pregato, ma fuori c'è tutta un'altra realtà. Allora che senso ha la tentazione? Ed è uno scrittore che scrive, tra l'altro, consumato fino all'osso dalla sfiducia dei suoi fedeli, il cristianesimo ha smesso di essere una fonte di stupore, di scandalo, di scatenare virtù e fecondare intelligenza. È una riflessione amara. Riflessione amara proprio perché viviamo, o si vive, in un conflitto continuo. Conflitto continuo tra il bene e il male. Domenica scorsa, tra il regno di Dio e il regno di Satana. C'è questo conflitto. E allora è anche l'inizio della storia nostra, della storia dell'umanità, è stato un inizio conflittuale, abbiamo sentito domenica scorsa la prima lettura. L'Adamo che vuol diventare come Dio, non accetta di essere una creatura con la sua fragilità, con il suo limite, ma diventare onnipotente. E il risultato è il fallimento, la paura, l'incapacità di dialogare con la donna, la paura di se stesso e la paura con Dio. Sono nascosto perché ho paura. Ma se l'inizio è stato un inizio inceppato, in quell'inizio c'è anche però una promessa. Io porrò in amicizia fra te e la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe. Questo ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcare. C'è una vittoria, la stirpe della donna che schiaccia la testa della stirpe di Satana. Segno di una vittoria, anche se quel nemico continua a tallonare la creatura di Dio, noi. E allora, se la logica di Dio apparentemente sembra essere una logica superata dalla realtà, se la logica di Dio ha inizio in un modo quasi stentato, fragile, è la logica però del contrasto, ed è sempre così. C'è sempre il contrasto, laddove opera Dio e l'uomo, laddove l'uomo permette a Dio di entrare in casa sua, avviene quel contrasto, avviene un qualcosa di rivoluzionario, è vero. E le parabole di oggi ci danno questo contrasto, un contrasto che parte da una micro realtà, da una qualcosa di semplice, qualcosa quasi di impercettibile, quasi microscopico. Il profeta Ezechiele che scrive: un piccolo ramoscello di cedro piantato su un monte alto metterà rame, farà frutto, diventerà un cedro magnifico, un piccolo ramoscello. Un piccolo ramoscello in balia dei insetti, in balia da vermi, in balia del vento, è destinato a diventare un cedro magnifico. L'inizio, microscopico, traguardo macroscopico. Così anche il minuto grano. Quel minuto grano deposto nel terreno, dice il Vangelo, è destinato a diventare una spiga carica di grano, una spiga che si erge, che si alza verso il su e verso il cielo. Così pure quel granellino di seme, il più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno, è destinato a diventare una pianta, sui suoi rami possono posarsi e nidificare gli uccelli. Ed è sempre così. È sempre così la sapienza di Dio nei nostri confronti. Una sapienza, diremo noi, irrazionale, fuori dai nostri parametri, fuori dai nostri schemi.
siamo in un santuario mariano, tutti noi portiamo dentro, coltiviamo una certa devozione a Maria, anche l'inizio di quella storia, potremmo dire, è stato un inizio micro, un inizio semplice, una ragazzina là in quel villaggio, una donna, una ragazzina con i suoi programmi, con i suoi progetti, no? Arriva lui e rovescia quei progetti, rovescia quei programmi. Quella creatura piccola, quasi insignificante in quel contesto storico del tempo, diventa la gran madre di Dio, dal micro al macro, grande. La logica, il contrasto, la partenza povera, semplice, l'arrivo magnifico, le parabole. Le parabole allora ci dicono che c'è una sconosciuta e una potenza, forza all'opera, che non dipende questa forza dalla volontà, dall'intelligenza o dalla sapienza dell'uomo, ma è Dio che è dentro nell'opera, è Dio che opera dentro nella storia. Dio che opera nella storia, sì, è vero, sembra quasi essere soffocato dagli eventi della storia, l'operare di Dio, come quel ramoscello che sembra morire, seccarsi su quell'atomo, e invece no, è destinato ad un grande centro, dice Ezechiele. Ebbene, l'opera di Dio è dentro nella nostra storia, nel nostro quotidiano, e in questa storia ha iniettato energia, ha iniettato forza, energia e forza che fa camminare la storia, la porta avanti, è vero, con lenti passi. Pietro dirà che 1000 anni per il Signore sono come il giorno di ieri appena passato, ma sempre un cammino. E la natura, dice il Vangelo, ci dà una lezione: dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. Sì. C'è una forza che fa crescere, c'è una forza che fa camminare, c'è una forza che porta alla maturazione, ed è qui il traguardo, alla maturazione. La natura, la natura nella sua legge porta, è chiamata a dare, è chiamata a far maturare. Così, ogni qualvolta che la persona, ogni qualvolta che l'uomo accetta, permette a questa forza di entrare nella sua vita, diventa capace di dare, diventa capace di donare, diventa capace di frutti maturi. La natura è maestra di vita, ci rende, ci dà questo spaccato, questo specchio, ci dice che dentro c'è questa energia capace di dare, e la croce è l'esplosione di quel dare. Il donante ha dato totalmente se stesso, un apparente fallimento, ma la Pasqua smentisce il fallimento. La presenza di Dio, la presenza del regno di Dio nella storia, è sempre un contrasto di crescita e di vita, contrasto di crescita e di vita, perché da una parte smentisce, ma dall'altra la forza porta avanti, fa crescere, fa maturare, inizia una dinamica, inizia una realtà nuova, inizia qualcosa di esplosivo. Basta lasciarsi prendere, basta lasciarsi condurre da quella forza. E allora quel pensiero di quello scrittore rumeno, consumato fino all'osso dalla sfiducia dei suoi fedeli, il cristianesimo ha smesso di essere una fonte di stupore, quella forza che dentro nella storia ci dà ancora la capacità di stupire, la capacità di creare scandalo, non uno scandalo negativo, ma uno scandalo positivo, lo scandalo dell'amore in una cultura di tanto egoismo, lo scandalo della solidarietà non tanto individualismo, tanta chiusura individuale, personale, lo scambio della generosità, lo scambio dell'attenzione all'altro, lo scambio della preghiera. Trovarci qui questa mattina, sì, per tanti può essere uno scambio. Cosa vai a fare? Cosa vai a fare in quel santuario? Devi parcheggiare e venire a piedi poi qua. È un segno, uno scambio positivo, ma che nasce da quell'energia, da quella forza che viene sempre da lui, che lui ha iniettato nella storia, ha iniettato nel cuore di ogni uomo. E allora è bene anche ricordare quanto già abbiamo ripetuto dal Salmo 91. È bello rendere grazie al Signore, sì, perché Lui continua ad operare, continua ad agire, continua ad iniettare forza nella storia, anche se i risultati sono lenti a vedersi,
ma la parola di Dio ci dice, prendendo la legge della natura, che il risultato c'è, ci sarà un risultato grande, di massima fioritura, anche con la collaborazione di ciascuno di noi. Thank you.
Saluto e ringrazio il gruppo corale Aranina di Balzaglio che ha animato questa celebrazione eucaristica. Saluto anche i soci del Rotary Club Mantova Postumia che hanno partecipato alla Santa Messa. Alla fine uno di loro reciterà una preghiera per tutti i soci. Invochiamo su di noi la benedizione del Signore, perché illuminata dallo Spirito Santo sappiamo cogliere anche noi i segni della presenza del Regno di Dio, prima di tutti in noi, attraverso quei segni di bontà, di pazienza, di amore quotidiano, di solidarietà e anche attorno agli altri. Il Signore sia con voi. Il Signore vi benedica e vi protegga. Faccia splendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace. La benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, con voi rimanga sempre. Sotto l'ala della tua misericordia. Dio che ci hai donato la capacità del pensiero e dell'azione per farne uso secondo le nostre attitudini personali a favore dell'umanità. Dio che illumini la nostra notte terrena con il raggio della speranza. Prendici strumento di salvezza e di conforto per tutti coloro che hanno sete del tuo amore e della tua giustizia. Colmaci della tua luce, della tua forza, affinché ciascuno di noi, impegnato nel Rotary al servizio dell'uomo, possa trovare in ogni momento della sua giornata l'occasione di soccorrere chi invoca amore, carità e comprensione. Fa che ogni sera cali la tua benedizione su di noi e su coloro a cui abbiamo offerto un sorriso, suscitato una fede, arrecato un aiuto. Allontana da noi le triste ombre dell'indifferenza, del cinismo, dell'egoismo, della repulsa, della falsità. Dona pace ai nostri cuori, coraggio alle nostre anime, pazienza alle nostre azioni, tolleranza alla nostra forza. Rendici partecipi della tua grazia unitamente a tutte le persone noi cari, ai poveri, ai tribolati, agli sbandati, agli oppressi. Così sia.